Siamo qui al Liceo Basile per parlare nuovamente di un progetto di alternanza, tra l'altro un progetto di eccellenza per alternanza scuola-lavoro che adesso si chiama Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento. Infatti questo progetto compie pienamente quelle che sono le indicazioni normative, in quanto i ragazzi che appunto hanno fatto parte del progetto Bruxelles sono dei ragazzi che stanno facendo un percorso linguistico che ha come finalità diplomazia, ma anche diritto internazionale, anche mediazione linguistica con il centro Astalli, presso cui alcuni di loro hanno fatto esperienza di didattica con ragazzi provenienti da numerose nazionalità, con ragazzi e bambini provenienti da varie nazionalità. E il progetto Bruxelles compie pienamente, appunto, con un tassello prezioso questo percorso. È un progetto che è stato sviluppato dal Liceo Basile insieme alla Cooperativa Azzurra, che appunto che è il partner sul territorio per il Parlamento europeo, attraverso il suo funzionario, appunto, Adragna, che ci ha messo a disposizione delle borse di studio per i nostri studenti, affinché loro potessero recarsi per 2 giorni e mezzo appunto a Bruxelles, prima con una visita nella prima giornata della città di Bruxelles e quindi mostrare ai ragazzi come una città cambia il volto nel momento in cui diventa aperta a tutte le nazioni, visto che abbiamo potuto constatare come per le piazze, per la Grand Place di Bruxelles c'era gente di tutte le nazionalità, in quanto la sede parlamentare ha rivoluzionato completamente il volto della città. Quindi infatti abbiamo visto come la parte tecnologica, quindi la visita all'Atomium, la visita alla parte tecnologica della città, si miscela perfettamente con la parte storica, con la Grand Place, che è popolata appunto da gente di svariate nazionalità e che raccoglie in sé infatti una grande quantità di persone che sono lì per vivere e per lavorare. Ed è diventata per questo anche sede di turismo. Un turismo che è legato appunto alla presenza del Parlamento. Ma il cuore di questo viaggio è stato sicuramente, giorno 14, la visita parlamentare, perché i ragazzi sono passati dall'emiciclo parlamentare, hanno prima visionato il museo La Casa della Storia d'Europa e quindi anche qui venendo incontro a quelle che sono le loro necessità di conoscenza di diritto e cittadinanza europea. Tra l'altro, perché appunto ci hanno accompagnato questi musei dalla nascita dell'Unione Europea attraverso i nostri spinelli, quindi con tutte le difficoltà fino ai nostri giorni, quindi un percorso storico che li ha preparato come formazione. Ma poi io penso che l'emozione più grande sia stato sicuramente entrare dentro l'emiciclo parlamentare in un momento storico particolare, visto che siamo in prossimità delle elezioni, quindi c'erano gli studi televisivi di tutte le emittenti più importanti, i parlamentari che erano lì riuniti nelle varie sedi parlamentari, ma anche il Parlamento e anche il Consiglio, quindi loro hanno anche appreso la differenza fra Parlamento europeo, Consiglio d'Europa, la Commissione parlamentare. È stata spiegata appunto dagli addetti ai lavori ed infine hanno avuto l'opportunità proprio di intervistare in 2 occasioni 2 funzionari appunto parlamentari, uno nostro italiano, appunto il funzionario che ha messo a loro disposizione la possibilità di fare questa borsa di studio in viaggio, e viceversa a cui hanno chiesto appunto notizie più tecniche, sia relative al loro futuro un domani dopo la scuola, sia relative ai fondi, sia relative a questa cosa su cui erano particolarmente sensibili, l'integrazione nella formazione anche con popoli extraeuropei, e poi anche un altro funzionario invece in lingua inglese con cui loro si sono relazionati per chiedere altre notizie tecniche. L'esperienza sicuramente è stata altamente formativa, i ragazzi si sono distinti particolarmente per l'interazione, per l'interesse che hanno mostrato facendo numerose domande appunto, aprendosi alla conoscenza di cose che ha motivato anche, diciamo, il loro percorso di studio curriculare, rendendosi conto dell'importanza dell'apprendimento di determinate discipline, linguistiche ma non solo linguistiche, e quindi sicuramente è perfettamente coerente al percorso di orientamento trasversale previsto appunto dalla normativa, diciamo, eccelle in questo tipo di progettualità. Io credo che insomma solo loro ci possano in questo senso dare il contributo migliore in merito a quanto abbiamo fatto. Ci tengo a ricordare che il progetto è stato sviluppato insieme a un altro liceo, il liceo Einstein, e per integrazione anche con il liceo Medi Ipsia, con l'Ipsia Medi e anche con la comunità TAO, in quanto proprio perché quello che vuole mostrare il progetto è l'integrazione dei giovani nella fascia di età che va dal liceo
i primi anni di università, infatti erano con noi ragazzi di altra nazionalità, un ragazzo cubano appunto iscritto da noi ad Agraria, una ragazza appunto proveniente da Tunisi che invece è iscritta a giurisprudenza, quindi la finalità è appunto l'integrazione dei giovani che si muovono in questa società nuova, fluida, liquida, che deve offrire loro le prospettive ma anche appunto le competenze da poter spendere. La cosa più importante di questo viaggio, di questo stage, è stato sicuramente capire quanto siano importanti le lingue, tutte le lingue, a partire dall'inglese, il francese, il tedesco, perché appunto abbiamo notato che, diciamo, in campo internazionale, bisogna comunicare in qualsiasi maniera con il nostro interlocutore, senza limitarci solo alla nostra lingua, quindi in questo caso l'italiano. La cosa più importante è stata sicuramente la nostra capacità nel poter parlare in inglese, che così abbiamo, diciamo, siamo riusciti a colloquiare con diciamo, chi incontrava in piazza, anche semplicemente chiedendo indicazioni, però è stato un fattore molto importante. Un'altra cosa molto bella che mi è rimasta di questo stage è stato vedere anche la stessa città, perché Bruxelles è una città bellissima. A partire dalla Grand Place che abbiamo visitato, che diciamo, ospita vari stili diversi, che comunque si riuniscono tranquillamente in questa piazza molto bella. Una città turistica, perché comunque abbiamo trovato molti turisti da varie nazioni, non solo europee, ma anche extraterritoriali. Abbiamo visitato anche la Galerie du Saint-Hubert, il Palazzo Reale solo all'esterno. Perché appunto non si poteva entrare perché all'interno c'era ovviamente il re. Subito quando siamo atterrati a Bruxelles abbiamo visto quanto verde ci sia in questa città, cioè in ogni via si trovano alberi, cespugli, perché è una città, proprio una città pulita. Allora, in merito a questa esperienza, quali sono le tue prospettive per dopo gli studi? In merito alla visita di giorno 14 maggio al Parlamento europeo, vi era un funzionario, Alagna, il quale ci ha proposto delle opportunità per quanto riguarda i liceali o comunque anche coloro subito dopo il diploma. Possono avere l'opportunità tramite un modulo compilabile online di fare uno stage, un tirocinio direttamente al Parlamento, così da vedere la vita dei parlamentari, che è una bella esperienza che io personalmente vorrei fare. Quali sono le differenze di opportunità tra i paesi del nord europeo e i paesi del sud europeo? Questa è una domanda che è stata fatta da Lagna in sede di Parlamento. Lui ha risposto che non dobbiamo preoccuparci di questo, anzi, i fondi vengono spesi per creare dei percorsi, dei progetti a cui noi dobbiamo partecipare. Il nostro importante è quello di conoscere la lingua e di espandere la nostra cultura, sapere più cose e partecipare a più progetti e opportunità che ci vengono proposte. Credo che questa esperienza sia stata molto costruttiva, specialmente appunto l'aspetto parlamentare. Quello che mi ha colpito di più, appunto, come il funzionario Alagna ci ha dato in un certo senso delle direttive per come in un ipotetico caso un giorno poter far parte di un mondo che è quello del mondo parlamentare, che è un mondo diciamo molto vasto e soprattutto molto interessante, anche perché data questa esperienza ci ha concesso di interfacciare il nostro livello di capacità, diciamo, la nostra capacità linguistica con quello, diciamo, che ci si presentava davanti. Infatti è stata davvero un'esperienza che mi è rimasta molto a cuore, non solo per appunto l'aspetto parlamentare, ma anche per quello che è la città in se stessa, che, come è stato già detto dal mio compagno, è una città molto verde, molto civile, soprattutto i monumenti lasciano spazio alla magnificenza di Bruxelles, ma quello su cui vorrei soffermarmi appunto per un punto di vista personale è come mi ha colpito anche intervistando, quindi avere un'interfaccia con il funzionario Alagna, un funzionario appunto cieco, che la domanda che diciamo, ho rivolto era quella se gli studenti del sud sono diciamo, poco valutati rispetto a quelli di altre nazionalità, specialmente quelle europee. Ed è stato molto divertente perché diciamo, il funzionario ha risposto in maniera molto non ironica, ma comunque divertente, puntualizzando sul fatto che qualsiasi studente proveniente da qualsiasi nazionalità non è
sminuito rispetto all'altro, perché appunto parlando specificatamente per la nazionalità italiana, è proprio dall'Italia che è nata, diciamo, l'arte, la musica, tutte quelle, diciamo, cose che noi oggi studiamo anche nei libri di storia, diciamo, provengono anche dal nostro paese. Perciò credo sia stata un'esperienza che vorrei tanto rifare un giorno. Specialmente quello parlamentare, che chissà se magari un giorno, date queste direttive, potrei entrare in questo mondo. Certo, come ha detto il dottor Alagna, ci vuole, è una competizione internazionale, non si è solo l'Italia, ma appunto tutte le nazionalità europee, è una competizione a chi, diciamo, vince per primo, si può dire. Soprattutto vale la pena cogliere questa sfida, anche perché è un mondo davvero, davvero, come ho detto, vasto e molto interessante. Buongiorno, la nostra domanda era in quale altre maniere e in quali altre esperienze verranno utilizzati i fondi europei per stage o esperienze di questo genere per la scuola italiana, soprattutto del sud? Beh, tutti i cittadini europei in questo caso possono fare delle esperienze di tirocinio nelle istituzioni comunitarie. Ogni istituzione ha, voglio dire, una quota che riserva per tirocinio degli stage. E in questo caso basta inviare il proprio curriculum in questo caso all'istituzione di riferimento. Se qualcuno ha intenzione di cominciare a fare questo percorso, dovrà andare sul sito delle varie istituzioni, c'è sempre una voce dedicata ai tirocini e agli stage e lì troverete tutte le informazioni e tutte le comunicazioni che riguardano questa situazione. Sono tutti ormai standardizzati, esistono dei tirocini che durano 6 mesi e che semestrali e che sono tutti necessariamente pagati. Quindi l'invito è quello di andare sul sito delle varie istituzioni e appunto fare su tempi precisi, con le date precise, la domanda. Bene, un'altra domanda che ci ponevamo era che, dato che negli ultimi tempi abbiamo molti immigranti che, diciamo, vengono sbarcati al sud e, diciamo, iniziano gli studi o vogliono proseguire i loro studi, se essi riceveranno mai dei fondi per migliorare la loro situazione concorrente. Allora, la situazione dei migranti sapete che è un po' complessa e complicata a livello europeo. Ci sono quelli che sono, oggi l'Europa cerca di dare dei fondi, ci sono dei programmi che riguardano i migranti, che riguardano tutte le situazioni di crisi. Poi bisognerà vedere in questo caso in quale situazione ci troviamo. È chiaro che i fondi vengono dati in alcuni casi a cittadini comunitari per alcuni programmi e per situazioni particolari anche ai migranti, per aiutare il livello di occupazione, di studio di questi ragazzi, di persone che sono. Many students Italian are valued little and these students are successful in other countries respect to Italy. You say why Italian students are not doing so well as students in other countries, from other countries? Yeah. Where? In the institutions? Or in general? Or in general. in general? I think you should invest more in learning languages. And that's one thing, you know, if you want to be really successful, you have to speak good English and ideally another language, because this is now the world, you know, that we have a tool of communication. But the other reason is you have such a wonderful country. I mean, who wants to go away from Italy, right? It's the best place in the world. So everybody wants to come to Italy. And so this is a disadvantage for you know, because if you have a wonderful country like this, why should you go anywhere else? But it's important to go somewhere else. It's important to see that people from other countries are actually like you, to think, talk about stereotypes, you know, how are the Italians, how are the Czechs, how are the Germans, how are the French? And you discover, oh, they're actually like us, or they're different, or they're like that. But you realize, actually, we are one family. And when we look, as you are, obviously, if you look in the future, into the 21st century, you know, you guys, you are a generation. You are a dream come true. Do you know that? You are a generation everybody was dreaming about that you would exist one day. Because you are the first generation in hundreds of years of European history which is not traumatized by war. Think about this. This European Union here, and this what we have, it has been built for you as an idea that one day you will exist. And here you are.
bellissimi. But the problem is, if you don't realize that, some of you don't even go to vote. You know, we see a voter participation in elections of young people, first-time voters, under, in some regions, under 5%. It's crazy, huh? It's your future. Do you know this feeling? You walk through the street and you see somebody that you think like, oh, this is a strange guy. Do you know that feeling? I do too. But I always say, this guy has also the right to vote. And if they vote and I don't, it's his people who will decide about my life. That's not possible, right? So it's important to be active, to embrace the future and to see the challenges and to understand we live in a global world now. You know, we have one planet only. And that planet is very fragile. So we have to do something, and we have to do something together. And we can do it because we Europeans, you Italian, I'm Czech. So we are all one family. We are people who live in freedom, who live in relative prosperity, and who live with political institutions which speak for us citizens. We don't want dictators anymore and people who tell us what to do and what not to do, what hair to wear, or what to say or what not to say. We've been fighting for this. And so this is the most valuable thing we have. And this freedom leads us to make great discoveries in science, in exploring the world, in understanding us as humans, our life. And so in many ways, we're living a science fiction time. So I don't think that Italian students are doing worse than others. I think Italian students have a lot to contribute. And it's the perception, maybe, you know, that others are doing better. But you will hear the same from Spanish, from Germans, from Dutch, you know. So, but it's important that you invest time in learning languages, because we need a language which we can speak together, and today this is English. Yes. And, of course, learn another language like French or German or Czech, because it helps you to look at yourself from the outside, to put away your national glasses and look at yourself. How do people from the Netherlands think about Italians? And how do people in the Netherlands sing, and what do they tell to their children as stories? Partendo da un punto di vista personale, per me questo viaggio è stato veramente emozionante, perché innanzitutto era la prima volta che mi recavo al di fuori dell'Italia, quindi ho iniziato a capire la differenza che c'era appunto tra Italia e, ad esempio, una città veramente fantastica come Bruxelles, già dal suo aeroporto, anche facendo un confronto con quello di Palermo e quello di Bruxelles, la stessa città, ho potuto notare che, mi duole dirlo, noi come cittadino di Palermo raggiungeremo i livelli di Bruxelles veramente tra tantissimo tempo, anche per quanto riguarda i negozi, la pulizia delle strade, soprattutto anche per quanto riguarda l'immondizia e anche la varia organizzazione politica. Abbiamo noi visto anche molti monumenti, come ad esempio l'Atomium, il Palazzo Reale. Ci siamo anche recati al Parlamento di Bruxelles e ho fatto veramente un'esperienza fantastica. Ho visto cose che molto probabilmente mi ricapiterà difficilmente anche di rivedere in futuro, e spero un giorno di ritornarci e anche di visitare più città estere, e chissà, magari un giorno potrei anche stabilirmi in una di queste favolose città. Durante questa esperienza abbiamo potuto sicuramente vedere quanto si è sviluppata questa città dal punto di vista ecologico, e artistico e tecnologico. Infatti anche all'interno dei parchi vi erano presenti appunto alcuni servizi che in Italia, ma anche specificamente a Palermo, sono del tutto sconosciuti. C'è stata la possibilità di usufruire di questi attrezzi, come ad esempio appunto questa piccola palestra che c'è all'interno di questo parco, anche quanto questi parchi siano molto mantenuti bene rispetto a quelli dell'Italia. E inoltre quanto siano sviluppati i mezzi pubblici all'interno di questa città, come per esempio monopattini elettrici, biciclette elettriche, le quali sono tutte dotate di un servizio GPS che va appunto a controllare quest'ultima, e quindi anche dal punto di vista della sicurezza la Bruxelles diventa molto più sviluppata rispetto a Palermo, ma anche in generale all'Italia. Durante le varie volte che siamo entrati all'interno appunto dei monumenti, ma comunque anche dell'aeroporto, siamo andati appunto a fare moltissimi controlli, moltissimi check-in. Infatti... Molto spesso noi palermitani o anche italiani in generale diciamo che di essere incivili, ma in realtà non è così solo da noi.
Si pensa che nelle altre parti del mondo non ci sia povertà, non ci siano ladri e che tutto sia pulito e sistemato. Ma come abbiamo visto a Bruxelles, la povertà esiste anche lì. Innanzitutto lì il tenore di vita è molto alto. Veramente si spendono un sacco di soldi anche per poter affittare una casa. Per esempio si possono spendere 2000 euro per una casa che può essere piccolissima. O comunque anche il cibo costa tantissimo. Poi là per esempio non pranzano, non è che non pranzano. Loro non hanno il tipico pranzo come lo pensiamo noi, ma piuttosto mangiano degli spuntini, dei tramezzini che si fanno e si portano al lavoro. Lì la povertà esiste, soltanto che di giorno non ci viene mostrata, o almeno è celata. Come per esempio di mattina a una nostra compagna è stato aperto lo zaino in metro, in treno, le sono stati tolti 200 euro e tutto il portafoglio con i documenti dentro. La sera, di giorno non si vede nulla a livello di povertà, anzi tutto tranquillo, tutto sistemato, ma una volta arrivati la sera si vede come le persone cominciano ad accamparsi ai marciapiedi della strada o sotto i porticati con coperte, anche materassi, insieme alle loro famiglie al completo, cose che neanche, diciamo, possiamo dire che neanche da noi li vediamo vedere, neanche noi vediamo una famiglia intera sotto un porticato. Ho ascoltato con molto interesse le interviste fatte ai nostri alunni sull'esperienza maturata a Bruxelles in occasione del progetto di alternanza scuola-lavoro. Devo dire che sono molto soddisfatto perché questo conferma ancora di più la validità delle scelte operate dalla nostra scuola. Cioè i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con le diverse realtà europee e di poter utilizzare l'inglese come lingua di comunicazione con gli altri studenti europei che erano a Bruxelles per la stessa esperienza. L'aspetto importante che vorrei sottolineare è proprio quella della formazione della coscienza europea dei nostri alunni. Questo progetto, così come era organizzato ed è stato portato avanti, ha contribuito notevolmente alla formazione di una visione europea comune a tutti. In questo periodo, devo dire, è fondamentale aiutare i nostri ragazzi nella crescita europea, visto che loro saranno cittadini europei, e quindi la nostra scuola ha ben lavorato in questa direzione. Questo poi si inserisce nell'altra esperienza collaterale, che è quella del giornalismo portata avanti dai nostri alunni. Evidentemente queste esperienze saranno poi socializzate agli altri compagni e altri studenti della scuola per poter condividere emozioni, esperienze e competenze. Ma quello che più mi ha colpito dall'ascolto dei miei alunni è stato l'aspetto umano e l'aspetto sociale vissuto nel confronto con le diverse realtà di Bruxelles, che noi siamo abituati a vedere Bruxelles sotto una prospettiva di grande bellezza ed effettivamente una bellissima città. Però poi, quando si spengono i riflettori, nel buio della notte, le realtà sociali e la povertà che esiste anche lì viene fuori. Questo ha colpito in modo particolare i nostri alunni, perché chiaramente va a disinnescare certe convinzioni comuni per cui Bruxelles sembra praticamente essere tutto splendido. In effetti non è così. Quindi grazie per questa esperienza e ringrazio tantissimo la mia docente, la professoressa Cecilia Di Vita, perché con grande competenza ha saputo guidare questi alunni nella direzione di un'ottima riuscita del progetto.
Devo dire che l'esperienza per i ragazzi, anche dopo aver ascoltato nel loro contributo, è stata la più completa possibile, perché il viaggio a Bruxelles, sebbene per un tempo molto breve, gli ha consentito di rendersi conto della multiformità di quello che c'è fuori da Palermo. Il fatto che nella stessa città ci sia un salotto buono di giorno all'interno del quale si muovono appunto gente di varie nazionalità, ma che hanno un potere d'acquisto anche economico notevole, gli ha fatto comprendere come diversamente a livello europeo, se non ci si struttura bene, se non ci si forma bene, se non si riesce a raggiungere un alto livello economico, professionale, diversamente la stessa città diventa di notte, lo stesso salotto buono, si trasforma per diventare invece uno scenario di povertà assoluta. Quindi un divario fortissimo fra l'eccellenza del Parlamento, quindi l'eccellenza della formazione, la grande quantità di persone che girano intorno, di professionalità, dai giornalisti agli esperti di settore, a chi si occupa appunto della pubblicistica parlamentare, quindi tutte le equipe di lavoro, quindi le future professionalità, e poi per converso un divario assoluto della sera, anche perché i ragazzi hanno maturato un'esperienza nel muoversi attraverso la città, con i mezzi, con la metro, con il tram, imparando come si fa a muoversi in questi paesi europei, e proprio muovendosi per strada si sono resi conto di una città che offre tantissimo, ma offre tantissimo ovviamente a chi le dà tantissimo, mentre viceversa processi di esclusione che si mettono in atto, che è una delle grandi problematiche attualmente dell'Europa, la reale integrazione di persone di differenti nazionalità o ancora persone che non hanno un target economico adeguato a questi standard altissimi dal punto di vista europeo. Per loro è stato veramente di forte scandalo, per esempio, vedere le famiglie la sera che si attrezzavano proprio in quei negozi, nella Grand Place, quel posto meraviglioso, la sera diventava un dormitorio di gente di un livello di povertà a cui non erano abituati, a cui la nostra città che accoglie le differenti nazionalità non li aveva preparati. Anche questo è stato fortemente formativo per loro. Poter vedere uno spaccato sociale nel giro di una stessa giornata, la mattina la giornata parlamentare, quindi gli altissimi livelli, le equip televisive di ogni nazionalità, e la sera in quegli stessi luoghi poter vedere come tutto cambia fuori dal salotto buono. Quindi io credo che anche questo li abbia cresciuti molto, gli abbia fatto comprendere la necessità di lavorare molto sulla preparazione a questa Europa, di fortificarsi anche con lo studio curriculare, anzi fondamentalmente con lo studio curriculare, perché ciò che rende solida la loro possibilità di futuro, un domani in un'Europa così fatta, devono cominciare a prepararlo adesso, perché è un'Europa che non fa sconti a nessuno, sicuramente.